amicinterfrio.net, come vi ho promesso, siamo al focus sulla multimedialità di questo N95, multimedialità, quindi andiamo subito con la fotografia. Schiacciamo il pulsante dedicato e vediamo come possiamo scattare foto molto molto semplicemente. Vediamo anche le opzioni che ha la fotocamera. Ovviamente se non l'apriamo non riusciremo mai a scattare. Abbiamo un iPhone come soggetto di ripresa, ma è troppo riflettente. Mettiamo una scatola di chewing gum e vediamo come al primo scatto la macchina fotografica ovviamente metta a fuoco. In questo caso non riesce a mettere a fuoco perché siamo forse troppo vicini. Ecco qua, secondo scatto abbiamo l'acquisizione della fotografia. Come vedete è 5 megapixel, ma è stato molto veloce ad acquisirla. Possiamo condividerla con questo pulsante, inviarla via email o via MMS, oppure vediamo le opzioni. Possiamo usare la foto come sfondo o come contatto chiamante, rinominarla, eccetera eccetera, le solite opzioni che possiamo avere nelle macchine fotografiche. Vediamo il menu della fotocamera. Come vedete è abbastanza ricco di funzioni. Possiamo velocemente andare a decidere che tipo di flash attivare, una funzione che ci piace perché, ecco, ho schiacciato il pulsante di scatto. È una funzione, diciamo, quella del flash che ci piace avere qua perché è una delle cose che usiamo più spesso. Possiamo usare ovviamente anche la seconda cam per fare delle autoriprese e vi faccio vedere anche tutte le impostazioni che possiamo dare alle foto. Ovviamente si possono geotaggare tranquillamente con il GPS integrato. Per quanto riguarda invece la fotocamera, proviamo a passare alla modalità video. Ecco qui, qua abbiamo la possibilità di girare video alla risoluzione massima di 640x352 pixel, come possiamo vedere qui nelle impostazioni. Questa qualità alta è appunto la registrazione in widescreen da 640x352 pixel a 60 frame per secondo. Anche qua possibilità di geotaggare e di usare tutte le funzioni che abbiamo visto prima. Quindi un reparto multimediale fotocamera che funziona piuttosto bene. Per quanto riguarda la musica, anche qua nulla da segnalare, ottimi i risultati. Moon Dance l'avrete sopra, fin sopra le orecchie, però lo usiamo solamente per farvi rendere conto delle differenze tra un telefono e l'altro. Magari voi guardate più video uno dietro l'altro e avete la stessa canzone di riferimento per capire come suonano i telefoni. Come sentite, suona davvero bene. Abbiamo il trasmettitore FM, possiamo tranquillamente spostare la nostra musica su qualsiasi radio che possa sintonizzarsi. Funziona abbastanza bene, ovviamente a distanze molto molto ridotte. Radio RDS funziona con il cavo inserito. Una cosa che non ho fatto vedere nella videoprova per mancanza di tempo è la chiamata. Quindi anche se non si parla, se diciamo che non è proprio multimedialità, però vi voglio far sentire come l'audio in chiamata sia buono. Provo ad alzare il volume e ad aprire il telefono per far attivare l'altoparlante. Come potete sentire, a parte il discorso della voce guida di 3 che ci diceva che il numero del servizio clienti è inesistente, un po' strano, però l'audio è davvero molto buono e soprattutto molto comodo il fatto che vada in viva voce quando il telefono si apre. Io apro, il telefono va in viva voce e posso assolutamente mentre parlo fare qualsiasi operazione, quindi è una funzione molto molto comoda. Già che siamo in landscape, vi faccio vedere il browser web, così che la parte di multimedialità sia completa a 360 gradi. Apriamo la homedetelefonino.net, vediamo come il rendering delle pagine non sia velocissimo. Noi stiamo lavorando in wifi in questo caso. Vedete, la pagina non si è ancora caricata completamente. Nel frattempo anche lo scorrimento è un pochino
un pochino difficoltoso, come potete vedere. Finché la pagina non è completamente carica abbiamo un po' di difficoltà a scorrerla. Quando sarà completamente carica invece nessun problema per quanto riguarda lo scorrimento, come vedete, della pagina. Eccoci qui, riusciamo a visualizzarla bene. Ovviamente la caratteristica del display di essere così risoluto ci permette di visualizzare molto molto bene le pagine web. Flash player parziale, alcune animazioni le vediamo, per esempio i video di telefonino.net delle nostre videoprove non vengono visualizzati. Le opzioni sono parecchie, sono le classiche dell'interfaccia e della navigazione web dei serie 60 di Symbian. Possiamo andare a vedere i feed RSS. Una cosa simpatica è la panoramica della pagina. Noi ci spostiamo sul pagina che ci interessa, sul punto della pagina che ci interessa, e andiamo a zoomarla. Ovviamente per lo zoom abbiamo anche la possibilità di zoomare con questo tipo di opzione e di menu. Navigazione web quindi abbastanza buona, diciamo che iPhone e Android fanno meglio di Nokia da questo punto di vista. Mettiamo in verticale, come vedete la velocità di rotazione delle pagine è abbastanza buona e ovviamente il contenuto viene visualizzato in questo caso in verticale. Bene, direi che per la multimedialità è tutto. Ultimo punto che volevo fare a questo N97 è che non ha nativamente un lettore di DVX integrato, quindi se voi prendete DVX e li mettete nel vostro N97 così nativi non verranno letti, ci vogliono ovviamente programmi di terze parti o per convertirli o per leggerli dal nostro telefono. Per la multimedialità di questo N97 è tutto, Andrea Galeazzi per telefonino.net.